Ciao ragazzi e benvenuti in questo ultimo video del 2020. Oggi per voi è il 31 di dicembre, per me invece è il 24. Sì, sto passando la vigilia di Natale a registrare questo video. Oggi volevo fare un recap di quello che è stato il mio 2020 su YouTube, ma anche un po' più in generale. Il 2020 non è stato il best anno della vita e almeno per me è stata una bella sprangata sui denti. Ma lasciamo stare la parte brutta e concentriamoci sui risultati di quest'anno. Prima di tutto sono stato al Bologna Nerd Show, mai stata una fiera così grossa, sarò fighissimo. E per chiunque non l'avesse visto, nelle schede ci sta il video, quindi recuperatevelo. E devo ammettere che è stata molto figa come roba. L'unica cosa è che c'erano delle bustine vintage che forse era meglio comprare. No, c'era una mancarella che ce l'aveva. Forse acquistarle poteva essere la scelta migliore. Poi, aspetta. Poi vabbè, volevo dirvelo dopo, ma questa piccolina è una delle grandi soddisfazioni di quest'anno perché c'ha tre zampe e mi ha fatto tenerezza, l'ho presa dal gattile perché sapevo che nessuno se la sarebbe portata via e quindi me la sono portata via io. Ed è un amore, cioè gli voglio bene, gli voglio tanto bene, vero? Te mi vuoi bene? Gli ho dato del salame ma graffiato in faccia, quindi non lo so. Altra best cosa successa quest'anno può essere il fatto che io mi sia laureato. È stata una cosa bella, soprattutto fatta da casa. Volevo laurearmi senza pantaloni, però avevo il dubbio del fatto che mi potevano falsare in piedi e se mi beccavano senza i pantaloni solo in mutande, non era la cosa migliore. Non è successa, peccato. Sarebbe stato bello a sto punto farlo. Mi sono laureato in beni culturali e turismo a una triennale e voto abbastanza mediocre, 88. Peccato, speravo almeno 90, ma vabbè, me la farò andare bene. Ho fatto la tesi parlando dell'uso dei social network per la promozione territoriale, tipo quello che fa Human Safari. E lui ovviamente è stato citato lì dentro insieme a Marcello Ascani, mi sembra, il signor Franz, che non sono sicuro, e Mattia Miraglio. Considerate poi che la tesi io l'ho scritta in un mese, 15 giorni, perché le prime due settimane ho dovuto trovare il materiale e penso di aver battuto qualsiasi record esistente. E dire che il prof aveva detto che non ce la potevo fare, mi aveva consigliato di rimandare alla sessione dopo, quella di luglio, e per avere più tempo per scriverla. Non volevo ovviamente pagare una rata in più per l'università, quindi ho fatto la mattata. Poi vabbè, c'è stato tutto il periodo di quarantena che, oltre ad avermi ucciso emotivamente, mi ha stroncato anche la carriera tennistica, perché avevo fatto due tornei e entrambi li avevo vinti e ce ne sarebbe stato un altro a breve e niente. Poi quando sono tornato a giocare facevo pena, pietà e compassione. Adesso mi sono, ripreso. Poi quest'estate, molto easy, sono stato a Roma, sono salito sul Monte Conner, tutta roba molto standard. A settembre poi, dopo la pausa estiva per i video, ho ricominciato e che la collaborazione con Fantasia, che c'è stata i primi di settembre con il Megateen del 2020, mi ha fatto capire che forse dovevo tornare a cazzo duro nella community di Yugi. Soprattutto perché poco dopo ho fatto uscire anche i video sulla Yugi Mitologia dei Burning Abyss ed erano andati non bene, benissimo. E quindi mi sono messo il cuore in pace. È che ho capito che se sono bravo a fare qualcosa, devo farla. E Yugi si vede proprio che lo faccio con piacere. Ovviamente non che gli altri li facessi contro voglia, ma non lo so, in questo periodo Yugi ha avuto, uno spazio più grande nel mio cuore. Senza considerare poi tutti i mi piace e i commenti che ricevo ogni giorno. Queste sono quel genere di cose che mi spronano tantissimo a creare nuove serie e a portarvi nuovi video. E quindi posso solo che ringraziarvi. Soprattutto perché questo poi ha dato al canale un boost assurdo. Senza contare che finalmente dopo 6 anni sono riuscito ad arrivare e superare questi cavolo di 1000 iscritti. E per me questa è una grandissima soddisfazione. Grazie. Per adesso non vi voglio spoilerare niente, però vi consiglio di iscrivervi e accendere la campanellina. Vabbè, tralasciando questo, per il 2021 mi piacerebbe raggiungere almeno i 7000 su Instagram. Ovviamente sto parlando di Kaiba Corporation 3.0. Non credo di riuscirci nel breve tempo sul mio profilo privato. Voi però iniziate a seguirmi pure lì. Trovate tutti i link in descrizione. Poi mi piacerebbe tanto raggiungere i 5000 su YouTube. Considerando quanto ci ho messo per arrivare a 1000, per arrivare a 5000 potrebbe essere molto ostica la faccenda, però io confido sempre di potercela fare.
non voglio arrendermi. Poi mi piacerebbe tanto avere uno sponsor che mi aiuti e mi supporti nel mio lavoro, perché ovviamente non avendo ancora la monetizzazione, altra cosa da avere nel 2021, gli unboxing e i pack opening non me li regala nessuno, quindi diciamo avere un supporto può tornare utile. E per concludere mi piacerebbe tanto ritornare effettivamente nel competitivo che ho un po' tralasciato, vabbè, sia adesso per la pandemia ma anche prima perché ho avuto, diciamo, un po' di cose da fare. E l'obiettivo quindi sarebbe anche andare all'estero a farsi qualche ICS fuori Italia. E chi lo sa, andare a vedere anche il mondiale e portarvi la decklist del vincitore? Di questo ovviamente se ne riparlerà più avanti, quando potremo tornare effettivamente a giocare. Io intanto questo in lista lo metto. Quindi ragazzi, un bacione a tutti e questa sera non distruggetevi troppo e noi ci rivediamo anno prossimo, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!